Curioso, benvenuti ragazzi, spero che ti ricordi ragazzi, appuntamenti incredibili in quanto andremo a giocare con macchine random e quindi il ritorno della nostra serie bellissima. Andremo a fare il 3v3 solitario standard, così da cambiare un po' modalità fra le varie che faccio comunque nelle varie settimane di Rocket League. Inoltre, finalmente ragazzi, mi è arrivata la maglietta Razive, quella mia bellissima. È molto comoda, molto figa, ovviamente il modello è quello che è, cioè troppo bello, però comunque raga, questa è la maglietta. Se la volete comprare c'è il negozietto in descrizione. E niente raga, andiamo subito a randomizzare le macchine. Siamo ragazzi col nostro preset, quello normale per randomizzare le macchine, quello che usiamo sempre, e andiamo a randomizzare la prima macchina. Ci esce la Breakout. Ok, si può tenere, visto che comunque non la uso mai. Non guardiamo i colori. Oddio. La parte blu sembra molto Ocean Master, quelle cose là, Aquaman. La parte rosa, meglio non Breakout, 3v3 solitario standard, aiuto. Ok ragazzi, prima partita per noi. Siamo su Neo Tokyo. Vediamo chi abbiamo con noi. Siamo contro Nid, Radia e Zikor con D-Block e Bjorn. La Breakout. Ok, ma la Breakout ormai ha Hitbox Plank come la Batmobile. Sapete che non lo so? Che hitbox ha? Bah, vabbè. Vediamo, allora, ci mettiamo qua, proviamo a tirare. Bravo Zikor che ha fatto un bellissimo dunk. Posso andare io? La metto al lato. Ok, allora, ho fatto un tiro di merda, ma l'ho fatto apposta perché se no, siccome alla sinistra c'erano 18 macchine che mi dunkavano, l'ho messa a destra, la stava parlando il mio compagno, però comunque ha funzionato. Posso andare io? Ecco. Il mia mi sa che si attacca un po' al cazzo, però fa niente. Quello là arroccata. Bravo. Sì, vai tu. Va bene. Ok, vai, passamela. È un po' difficile. Ci ho provato. Ricordiamo raga che sto usando macchine che non uso mai, quindi fare delle cose difficili potrebbe risultare molto complicato per me. Ok, non so perché ci sono andato, ma ha funzionato, ok? Va bene. Oddio. Ok, andatemi prodi. Io torno in porta. Allora, sono in porta. Vediamo se i miei compagni riescono a uscirsene bene. Te la passo. Ok, mi sa che devo ancora capire come funziona sta macchina, perché il te la passo a 18.000 metri di distanza mi sa che è un po' tipo I'm joking bro. Vai tu. Buono, io sto in porta. Bravo Bjorn, quello la passa a destra. Sono al centro, sì. Cercando di non farmi scoppiare, visto che c'ho uno dietro che... Ah, peccato. Va bene. Ce la fai? Ok, non mi sono fidato, sinceramente. La mettiamo alta, vediamo se qualcuno ce l'è. Non ci vado, tanto c'è l'altro. Non mi ci sto trovando male, ovviamente era Breakout, quindi non è che mi è uscita una macchina che non uso mai, eh. Breakout, un po' così, mi si è girata la macchina purtroppo. Siete soli, ok. Non ho capito perché hanno fatto sto tiro così brutto essendo soli, però. Va niente. Tutti sposti, ti levi, t'ho detto. Prendo il boost, la lascio a lui. Bjorn, me la passi? Bravo. Non ho capito. No, non è un cazzo, bel tiro. Bel passaggio, anzi. Ma, raga, qua, per non farmi scoppiare da quello, io ho fatto il backflip e ho fatto un fake. Perché ho detto, vabbè, quello mi scoppia, faccio il backflip, magari la tocca lui in porta, come spesso succede. No, ho fatto il fake all'avversario e ho segnato. Va bene, ringraziamo comunque quello dietro che mi voleva scoppiare, che mi ha fatto comunque fare il backflip per levarmi. Allora, sono al centro, block. Comunque la Breakout non mi è mai piaciuta, Cioè, non è una macchina oscena per me, però comunque l'ho sempre ritenuta un po'
strana nell'usarsi. Nell'usarla, scusate. Cioè, raga, parlare e giocare veramente a sto gioco sono due cose che non si dovrebbero mai fare. Allora, ci va di block. La mettiamo laterale. Prendiamo il boost. Ok, l'ho superato però. Mi ha scoppiato, però sti cazzi. Però l'ho spinto. Bjorn, niente, è stato un po' fregato da se stesso. La mettiamo così. Peccato, lo stavo superando. Vediamo che fa di block. L'ha stoppata però un po' inutilmente. Vai. Posso andarci. Nah, mamma mia, raga, non so tirare con la breakout. Faccio cagare. Vai, sono al centro. Bel passaggio, però un po' troppo, diciamo, verso di loro. Ma che cacchio faccio? Raga, sto provando a fare cose strane. A controllarmela, capito? Sto provando a controllarmela con una macchina che non mi piace. Cazzo, vai tu. Ok, quello me la sborda. Va bene. Non ho boost. Questo è un problema, diciamo. Oh, me ne vado via. Ciao. L'alzo tantissimo. Ce la fai? Vai, Bjorn. Ok. Vado io. La danco. Bravo. Quello me la tira. Va bene. No, sì, peccato. Vabbè, è finita, però comunque mi ha distrutto. Oh, raga, buona la prima. GG, non mi aspettavo di vincere con la breakout. Sinceramente, appena l'ho vista ho detto ok, mi potrà anche di peggio, ma la breakout, non lo so. Allora, in volo mi ci trovo bene, ma nel controllare la palla, raga, non mi ci trovo. Non so perché. Comunque, andiamo subito con la seconda customizzazione. Vediamo che ci esce. La Mudcat. No, la la Fast 4VD è praticamente la macchina vecchia del pacchetto Hot Wheels. È oscena, raga, ve lo dico. Cioè, è inguardabile. Ci vediamo in gioco. Non so neanche che hitbox abbia. Penso Octane, non lo so. Ok, ragazzi, centro urbano. Seconda partita, siamo con la Fast, che è veramente ok. Siamo contro Flaming Radie, quello di poco fa, e SZ con Binky e Lund. Ok, io ho paura, ve lo dico. Cioè, la cosa bella di questa serie è che mi costringe a usare macchine che normalmente non utilizzerei mai. Come la Breakout, non la utilizzerei mai perché non mi piace. La Fast, neanche mi ricordava esistesse. Ok? Primo gol. Bravissimo, il nostro compagno a veramente demolire tutto. Sembrava tipo Ringhio Gattuso a un certo punto. Andiamo. Su, schippa. Se, allora. Vai, vado io. Ok, bravo, che hai capito chi comanda. Io c'ho la Fast, comando io. Tu non hai potere verso di me. Comunque l'hanno allestita bene, dai. Boost popcorn, ruote di Ghostbusters. Aia. Io non t'ho spinto poco fa, è stato Ringhio Gattuso, Io non c'entro niente, però sta cosa non l'ho capito. Questa cosa che mi ha tagliato per prendere la palla è stata un po' cretina. Me la lasci? Peccato. Sono al centro. Vediamo se me la passa. Niente. Ho sbagliato il flick flock. Gliela stop. Va bene. Ce la fai? Ah, peccato. Lo volevo sorprendere. Qua lui ha sbagliato, ma io la levo velocemente. Ok, vado a prendergli il boost in porta loro. Attento, bravo. Torno in porta. Quello la tocca. Io mi sa che... Ok, la volevo passare un po' più verso di lui, però. Raga, la macchina è quella che è. Io so quello che sono. Il gioco è quello che è, ok? Basta. Non capisco. L'ho levata. L'ho messa un'altra, però. Ho sentito la Batmobile dietro, raga. Mi sono cagato addosso e mi sono spostato per non farmi... quasi. Per non farmi scoppiare. Invece non c'era nessuno mai nella vita.
Mi dispiace, nessun problema, sì. Può succedere a demolire il tuo compagno, dagli una testata in fronte. Vai tu? Sì, ok, io ti seguo. Quello è andato a prendere il boost. Bravo. Vabbè. Noi stiamo a trollare, eh? Ha preso quel palo che proprio ha buttato la palla da tutt'altra parte. Ok. Va bene. L'importante è spararla a Monculi. Lund. Vai. Lund. Va bene. Bravo. Torno in porta perché levati subito, non ti permettere mai più. Ok. No. Ok, I got you. Tira. Gli rubo il boost. Allora, quello sparerà una sbordata, appunto. Va bene. Ce la fai lunga? No. Quello ha provato. Va bene. No, 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 no. Io perché volo? Perché faccio cosa ogni tanto? Mi parte il cervello, non lo so. Vado in porta. Ce la fai? Ti prego, dimmi di sì. E non mi dire di no. Ho levato il boost. Sto provando a giocare veloce con una macchina che non mi ci sto trovando. E io sono scemo perché devo giocare più passivo. Invece no, proprio mi butto a cacchio di cane. Vai tu. Te la lascio. Oh merda. No, volevo fare il dunk. E c'è il pinch. Sto dietro. Perché tagli così? Mi dispiace. L'ho spinto forse, non lo so. Non ho boost. Me ne vado. Attento, 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 attento. Oh, oh. Va bene. Ah, leviamo, via, via, via. Io non ho boost. Teoria 1v1. Ha sbagliato il controllo, quindi ormai si attacca. Sono al centro. Bravo. Mi ha tankato bene. Torniamo in porta. Quello è andato a prendersi il boost. Quello parte. Io sto dietro. In teoria mi dovrebbe arrivare normalmente. Va bene, l'abbiamo tankato. Nice try, ha sbagliato il flick. La leviamo. Purtroppo il boost se lo sono già presi. Quindi attendo. Sì, sì, vai, vai, scoppia, scoppia. Scoppia, piccolino, scoppia. Non ci credo. No. Vado a prendere il boost. La danchiamo. Ok, vado io. Vediamo che riusciamo a fare. La vinciamo la battuta? Sì, ma... Sono avanti? No, ho sbagliato. Torno in porta. No, ce l'ha lui. Peccato. L'avevo anticipato bene. Oh, l'ho dunkato, se c'è il terzo. Peccato. Va bene. Ce la fa? Vado io? Vado a prendere il boost. Vai. Sono al centro. Allora, l'abbiamo levata. Andiamo a prenderci il boost. Lui la tocca. Va bene. Torno. Sperando quello non faccia qualcosa di wow. Ok, mi sa che gol. Va bene. Ce l'abbiamo fatta. Grazie ragazzi, troppo gentili. Qua meno male che quello, ma proprio lisciato alla grande.
Raga, bella partita. All'inizio, ovviamente, giocando con macchine che non usi mai, all'inizio giochi male. Cioè, ti devi abituare, devi capire come giocare, come derapa la macchina, come va in volo. Ci sta. Mi piace questa serie perché mi spinge comunque a concentrarmi sul modo di giocare che ha la macchina e di abituarmi al suo stile, comunque, in 5 minuti. Cioè, in un massimo di 5 minuti. Alla fine l'ho un po' capita meglio. Non mi piace, ve lo dico subito, la fast non mi piace. Pure se l'ultimo ho fatto un air dribble clean, perfetto, ma... non so neanche se ha hitbox Octane, perché l'ultimo flick mi è andato bene, quindi in teoria potrebbe pure avere hitbox Octane, non lo so. La Breakout non ne parliamo, ho giocato così e così, non lo so, ditemi voi nei commenti. Io ragazzi spero che questa serie vi continui comunque a piacere, fatemelo sapere tramite mi piace, i commenti e le condivisioni. Io vi invito ragazzi a iscrivervi al canale se comunque il video è piaciuto. Vi ricordo che vado in live un giorno su Twitch dalle 14 in poi, link in descrizione, tranne la domenica. In descrizione trovate anche il link di Instagram dove metto una foto giorno per le storie e il link del mio negozio online dove poter prendere queste bellissime magliette, che comunque ragazzi sono pure comode, il materiale è buono, fidatevi, l'ho provata, cioè è buono. Comunque ragazzi, qui è tutto, bella.